Promuovere sani stili di vita e contrastare la sedentarietà attraverso lo sport per la salute. È l'obiettivo del protocollo d'intesa siglato tra WISP e Regione Marche per diffondere una nuova cultura motoria di prevenzione. Azioni di valore che alzano la qualità della vita nella comunità. Sì, un accordo con la WISP, la presenza del Presidente nazionale che ci ha fatto molto piacere, su una declinazione concreta di quello che è il piano di prevenzione per la salute. Un piano triennale che si riempie di tantissimi contenuti che parlano di cose semplici come fare un po' di movimento, inserire nella propria giornata dell'attività fisica, farlo anche creando quella socialità necessaria perché la cosa divenga piacevole e poter dare concretezza a piccole azioni che hanno un grande valore per la qualità della vita nella nostra regione. Oggi significa investire in salute, domani raccogliere in benessere, dopodomani e anche dopo magari un problema di salute poter fare una riabilitazione più veloce. Cioè, tante cose concrete che passano in piccoli gesti e nell'impegno di un'associazione come la WISP, molto presente nel nostro territorio, e che attraverso questo protocollo potrà sviluppare sempre di più la propria azione a favore della nostra comunità. Il documento promuove lo sport per la salute con un approccio multidisciplinare e in condivisione di strategie. Vengono applicate le linee progettuali sull'attività motoria rivolta a diverse fasce di età, bambini, giovani, adulti e anziani, e consentono la diffusione di buone pratiche e azioni formative nei territori, coinvolgendo scuole, ambiti territoriali sociali, enti locali, associazioni e mondo dello sport. Soddisfatti il presidente nazionale WISP Vincenzo Manco e Armando Stopponi di WISP Marche. Il protocollo che oggi si sottoscrive come WISP con la Regione Marche è un ulteriore tassello di un lungo lavoro fatto come associazione sul terreno dello sport visto e della cultura motoria vista come prevenzione della salute. È uno dei programmi che noi nelle nostre politiche nazionali abbiamo attivato fin dal congresso del 2013 con la necessità di sollecitare e quindi di vivere come soggetto sussidiario nelle politiche pubbliche, in questo caso nel rapporto con quelle della salute e della sanità pubblica delle regioni, un lavoro, diciamo, e un ruolo da protagonisti. Prima volta che di fatto un'associazione di promozione sociale come la WISP viene accreditata e viene certificata da parte della Regione Marche come un ente dove le buone pratiche, il modo di fare rete, il modo di porsi in relazione a quella che è l'attività che va sia da bambini per arrivare fino alla terza età, è una cosa fondamentale per recuperare un minimo di stili di vita che servono per il benessere dei cittadini.